è il mio compleanno! Crema di pinoli. Vi do un super consiglio per la quinoa. Guarda che figata! Ceci croccanti. Location! Wow. Ragazzi, non è stato proprio facilissimo. Compleanno 24 settembre, oggi compio 27 anni e sono le 1:15. È stata una mattina un po' movimentata, ho fatto colazione qua a casa con i miei amatissimi pancake con yogurt, pesca caramellata e crema di pinoli. Qui siamo direttamente in modalità come si mangiano, nessuna torretta, più pratico e... Anche perché il condimento va molto meglio ovunque, se fai la torretta ci va sopra. Yes. È il mio compleanno! No, Luna, non si festeggia così. Dai, mi devo sedere, vai, grazie. Poi sono andata a farmi le unghie, sono andata finalmente a sistemare l'obbrobrio che mi era rimasto. Le ho fatte bellissime, ragazzi, le adoro. Sono un arancione pastello salmone, un po' come la maglia. Mi sono lasciata un po' ispirare dal mio outfit oggi, lo ammetto, perché, insomma, perché è ovvio. E con quest'unghia grigia brillantinosa. Che è successo, Luna? Adesso sono tornata a casa, mangio qualcosa velocissimo perché alle 2 ho idrospinning e poi da quando tornerò mi aspetteranno 4 ore di cooking molto intenso, perché questa sera ho organizzato una festicciola qui a casa con i miei amici. Sarà una festa molto tranquilla, tema pigiama. Non so perché, ma volevo che fossero comodi, quindi ho detto pigiama. Nonostante io non abbia nessun grandissimo pigiama di quelli tipo... Cioè, vorrei il onesie, tipo quello tutto intero con le orecchie, ma non ce l'ho, non ho avuto tempo di procurarmelo, quindi... Non so, forse ho sbagliato a organizzare una tema festa pigiama se non ho un pigiama. E insomma, cioè, voi sapete che a me piace organizzare tutto il buffet, cucinare per gli altri e tutto, perché mi fa sentire che li sto coccolando e ringraziando. Quindi pomeriggio ai fornelli e vi farò vedere tutto, quindi nulla, io adesso sgranocchio qualcosa e scappo dello spinning. Quindi prima di andare, proprio per non avere roba sullo stomaco mentre sono in acqua, faccio una merenda super easy. Questa tortina, che è una novità che vi farò vedere prossimamente in un video, perché fa parte di un video molto interessante che vedrete presto. E basta, quindi adesso mangio questo e lì vedete un rosmarino, perché sì, Tino, il Timo, che vi avevo presentato nell'altro video, è morto. Ovviamente è morto, quindi questa volta ho puntato su rosmarino chiamato Nino e ho preso il timo secco in barattolo di vetro. Tanto morirmi, preferisco non ucciderne uno e prendere quelli già pronti, quindi nulla. Ora merendina, vi faccio vedere un po' in anteprima. Questa è la versione tartelletta, chissà se indovinate gli ingredienti. Lezione di idrospinning andata, anche spuntato il sole, sto morendo, non venivo da tantissimo, forse sono venuta una volta dopo il lockdown, le gambe devastate, che soddisfazione. Adesso devo correre a casa per preparare il buffet e tutto, allestire casa.
Tornata dello spinning, è giunto il momento di iniziare a preparare tutto. Ho voluto organizzare, anzi Jimmy ha avuto l'idea di organizzare la cena di questa sera in stile make your own bowl. Praticamente farò tante diverse preparazioni e metterò a disposizione delle ciotole tipo quelle di cocco, dove ognuno prenderà ogni ingrediente e si comporrà la sua ciotola. Quindi, allora, preparazioni le ho pensate in termini di fonti di carboidrati, fonti di proteine, fonti di verdure, grassi e basta, queste sono, quindi, e verdure. Che ho detto? Sì, basta, queste sono. Quindi, come fonte di proteine abbiamo uova. Cerco di farle dal tuorlo semiliquido, però non ne ho la certezza perché non ho ancora studiato i tempi di cottura. Vedremo come verranno. Comunque, tendenzialmente più sode rispetto alla Fashions. Pollo. Pollo voglio fare gli sfilacci, quindi semplicissimo. E infatti tutto questo che preparo oggi come buffet è tutta roba che si può veramente preparare in anticipo o che mentre si prepara si può fare tantissimo altro, perché è tutta roba al forno o fatta in pentola e quindi non c'è bisogno di starci dietro come in padella. Quindi pollo l'ho bollito semplicemente, filetti interi buttati in pentola e lasciati cuocere. Un filetto impiega circa 20 minuti in acqua bollente. Li ho cotti questa mattina e li ho lasciati nel pentolone fino ad adesso. Praticamente ora sono cotti e adesso semplicemente vado con la forchetta e li sfilaccio tutti e crea un bellissimo effetto, super facile perché non devi perdere tempo col coltello, eccetera. Top. E infine faccio del tofu piastrato a pezzettini, quindi abbiamo fonti proteiche per tutti i diversi gusti, una vegetariana, una onnivora, pollo, e una vegana. Poi come fonte di carboidrati ho scelto il riso, che faccio riso, faccio bollito, scolo, lo lascio sotto l'acqua fredda così che perde l'amido e non si incolla e quindi viene tutto bello sgranato, e la quinoa. La quinoa può essere cotta per metodo dell'assorbimento, secondo me è troppo faticoso, cioè ci devi stare dietro, vedere che non si attacca, quindi io la faccio bollita un quarto d'ora e la scolo come si cuoce la pasta. Vi do un super consiglio per la quinoa: quando la state cuocendo, per vedere se è cotta, io praticamente tiro su un pochino e quando vedo che c'è ancora quel pallino bianco dentro, significa che ci siamo quasi, soprattutto se poi la devo raffreddare e non consumare subito. Però così è ancora un pochino dura perché quel pallino bianco che vedete in mezzo al chicchino si sente sotto i denti, quindi deve ancora cuocere un pochino. Passati altri proprio 2 minuti in realtà, ora come vedete è cotta perché sulla maggior parte, vabbè gli altri poi continueranno a cuocere, non c'è più quel pallino bianco in mezzo, vedete? Quindi adesso la scolo, la sciacquo, la raffreddo ed è pronta! Montagna di quinoa! E poi verdure, verdure al forno a go-go. Sto facendo tegliate di radicchio al forno, scarola al forno, melanzane, finocchi, tutto tagliato, buttato su una leccarda, speziato con varie spezie, curcuma, pepe, di tutto, condito con un filo d'olio e un filo di sale, basta, lanciato in forno e finché non sento il profumino dall'altra stanza è pronto. In questo modo riesco anche a passare il pomeriggio a lavorare. Poi questa mattina ho fatto i ceci croccanti. Lavate i ceci, poi io uso una ciotola per mixare tutto e far andare il condimento ovunque, ma una volta conditi poi li buttate su una leccarda e li buttate in forno in modalità grill questa volta. Io tendo sempre a non dirvi tempi di cottura perché in realtà penso che dipenda da ogni forno, da la temperatura, da tantissime cose. So che il mio forno ha la stessa modalità, non è lo stesso forno che ho a Padova ad esempio, quindi mi raccomando sempre controllate, non vi fidate mai ciecamente dei tempi di cottura che leggete ovunque, non soltanto i miei perché tanto io mi dimentico sempre di darveli, non lo faccio apposta. Come fonte di grassi, vabbè, olio, ci sarà la tahin, perché ragazzi io mi sono innamorata persa di questa tahin.
buonissima e in realtà non sono proprio sicura che si tenga in frigo. Esatto, conservare a temperatura ambiente, ottimo. Perché l'ultima volta l'ho usata e aveva una consistenza un po' strana. Bene, vabbè, ora la spostiamo a temperatura ambiente, quindi vedremo. Allora, siamo passati in modalità magliette del pigiama perché ho caldo, ma sono anche un pochino in tema. Comunque, mi ero dimenticata di lui! Ragazzi, Mister Sedano Rapa. L'ho sempre visto al mercato, l'ho sempre beatamente ignorato perché mi sembra troppo difficile da cuocere, non so, non ho idea di che cosa fare con questa cosa. Ma mi è arrivata nell'ultimo pacco dell'Orto di Barbieri con alcuni consigli su come farla. Praticamente si tratta come se fosse un arrosto, e infatti si fa un arrosto al forno. Praticamente di questa, dopo averla lavata e tolto le radici, insomma queste erbettine, la taglio a fette senza però tagliarla tutta, quindi senza arrivare fino in fondo, ma arrivando a pochi centimetri dalla fine del sedano rapa, in modo che il risultato sia una specie di fisarmonica. Guarda che figata! Dentro questi spicchi di fisarmonica ci metto dei rami di rosmarino e della cipolla e tutta intorno la massaggio e la spezio essenzialmente con olio, sale, quindi proprio viene una bella massaggiatura sull'esterno e viene farcita all'interno. Questa poi, come un arrosto, la avvolgo nella carta da forno, la chiudo e la butto in forno. E che fai? Tocchi. Oh vai! Ora veramente, non mi chiedete i tempi di cottura, adesso registro 17:10 e vediamo, proverò con lo stuzzichino, come al solito, l'unica cosa che uso. La torta invece non l'ho fatta io, ma l'ho presa da Grezzo, e ragazzi, se non conoscete Grezzo dovete conoscerlo, si chiama Grezzo Raw Chocolate, praticamente è una pasticceria crudista vegana che utilizza tutti ingredienti naturali e fa dei dolci, delle torte, della pasticceria mignon incredibile. Questa è una sacher, mentre questa è una cheesecake a lamponi, e veramente provatelo perché è spettacolare. Ok. Allora, secondo me può anche bastare, cioè bisogna capire dove attaccarlo un attimo. Come lo attacchi? Al muro? Sì. Ragazzi, ci siamo! Guardate che spettacolo! Nel frattempo è anche arrivata questa pianta. Così dal nulla. Sì, dal nulla. Wow! Adesso vi faccio vedere tutto. No, ma è bellissimo! È bellissimo! Wow! Allora, il sedano rapa è uscito dal forno dopo circa un'oretta. E wow! Il profumo in casa, ragazzi, è incredibile e sembra veramente un arrosto, il profumo è lo stesso. Abbiamo un arrosto vegan oggi. Anzi, guarda, tutto sughetto. Ta-dan! Che la festa abbia inizio! Stiamo aspettando tutti, quindi sono in tempo per farvi vedere come l'ho preparato. Vai, spiegaci il concept. Praticamente uno arriva, si prende la sua ciotola, si prende o la quinoa al riso, continua con i ceci, c'è il pollo, il tofu, le uova le sto sbucciando, ma okay. Sta venendo un po' male, tutte le verdure, eventuale sale, olio, qui ci sono gli anacardi e le noci di macadamia tostate, c'è la tahina. C'è il sedano rapa, che questo non so, in realtà non sta molto bene nella bowl, ma comunque, poi alla fine forchettina. E poi location! Wow. Ragazzi, questo veramente complimenti a Jimmy che ha pensato, ha organizzato le piante. E queste non c'erano fino all'altro giorno. No, se di voi abbiamo un po' di verde in casa. Questo è uno dei regali del compleanno di Jimmy. Grazie. Ma questo è bellissimo! Ah. È bellissimo! No, mettiti via sotto la scritta. Bon. No, quello lì è... Com'è che si chiama?
studio. No, allora, questa è una, c'erano solo sacher e questa che è... Cheesecake. Va bene tutto. Cheesecake al lampone. Ma ce l'hai il telefono? Ma sono solo mia nipote, so. Però tu viene meglio. Tanti auguri. Dai, ti parte. Vai, allora, vai. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Se l'ho dimenticata. Mentre soffi. Ho dimenticato. No, non vale, non vale. No, mi dirò. Non vale più. Dai, non ha visto nessuno, riconosciamo. No, proprio no, nessuno. Allora, 3, 2, 1. Soffia. Vai. Auguri. Auguri. Un attimo. Vabbè, niente. Dura troppo, sì, un vale. È che... Dai, auguri! Grazie! Sciabolata? Dai, yep! Ma no, cioè, ma se sputa? Amen! Sul tavolo! Salva la torta! Torta! Dai, è più saporita la torta! Sì, esatto! Mi paghi il caso il... Oh! Del mio compleanno, ed è bella che ti ho scritta la dove la sono rimarrà qui per sempre, vero Jimmy? No. E adesso stiamo iniziando già a togliere qualche festone, perché in realtà si stanno incollando al divano. Adesso abbiamo il divano maculato rosa. In realtà si sono. Comunque è stata una festa bellissima e devo ringraziare Jimmy perché mi ha convinto a farla. So che può non sembrarlo, visto come ho passato la giornata, cioè praticamente andando in giro e a urlare alla gente: oh, guarda che è il mio compleanno! Ma in realtà, per me, decidere di festeggiare compleanno così oggi non è stato proprio facilissimo, e ci è voluta tanta opera di convincimento da parte di Jimmy, perché secondo me il compleanno è quel giorno in cui desideri essere festeggiato, hai tantissime aspettative verso gli altri, verso questa giornata, te la immagini come la tua giornata, eccetera, però poi molto spesso non è così, perché ovviamente le altre persone hanno la loro vita e i loro impegni. Quindi Jimmy mi ha detto: se vuoi essere festeggiata come vuoi essere festeggiata, festeggiati, cioè organizzati la festa, fallo, le persone poi vengono e hanno voglia di stare con te, di uscire, di celebrarti, di festeggiarti, di applaudire al tuo millesimo e il mio compleanno, perché le hai messe nelle condizioni di farlo. E infatti così è stato, infatti è stata felicissima, e data anche il divertimento di organizzare tutta questa festa con questi festoni che... dove sono? Bellissimi, stupendi. Sicuramente l'anno prossimo la farò, mi prenderò anche in anticipo, magari festa a tema, diversamente dal pigiama, insomma, vabbè, niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. È stato il mio compleanno e lo sarà l'anno prossimo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!